Allora, dimmi, fratello, hai ascoltato la buona novella? Oh, no, io... no, grazie. Dai, ti ho preso per il culo! A Gesù non gliene frega un cazzo. Fox Searchlight Pictures vi invita a conoscere un uomo. Wilson! Oh, guardati, tu sei davvero carina, ti amo tantissimo. Devi andare via! Che vuole farsi accettare dal mondo. Mia moglie mi ha lasciato 17 anni fa. Ma che hai lì dentro? Devo andare avanti, vedere una persona nuova, non te necessariamente. Nel peggior modo possibile. Senti, fratello, tra 40 anni forse ti ritroverai in punto di morte a dirti dove sono andato a finire. Perché siamo caduti così in basso? Ci sono tanti altri posti, lo sa, su questo treno. E lei? Chi? Sembra che la tua ex moglie abbia fatto adottare questa ragazza 17 anni fa. Sarò padre! Sì! That's life! Perché non mi hai detto che abbiamo una figlia? Mi scusi, io desidererei avere anche la salsa aioli, come ho chiesto. Mi scusi, ma abbiamo i biglietti per il musical, Testa di cazzo! Chiudi quella fogna di bocca! Non lo vedi che questa donna sta vivendo un momento topico? I said that's life! Non mi dire che non vuoi vedere tua figlia! Che vuoi fare, seguirla? And as funny as it may seem... Le pillole per dimagrire sono di qua! Ehi, chiudi quella cazzo di bocca, sto zitto! Quella è mia figlia! E se dovesse stupirti la mancata somiglianza familiare, a suo tempo lei era un ippopotamo. Pick myself up and get back out in the race. That's life. Vuoi trascinarmi con te in questa assurda finta famiglia? Sapete, siete davvero bellissimi. And I can't deny it. La mia ex è una brava donna. Dovrei solamente aiutarla a ritrovare il suo istinto materno. Scusa, ma io non la conosco. In questo caso mi accontenterò di un bel pompino, allora. Mm-hmm. Avrei dovuto prendere i soldi. That's life! Quello è un grande tatuaggio. In che senso? Beh, non vuole di sicuro invitare al dialogo, cioè no, non lo voglio un cazzo di lavoro. Semmai voglio distruggere l'intera società.